Ciao a tutti, oggi apro così con una carrellata dei miei orsetti, tutti pronti. Sono 10 orsetti, eccoli qui tutti terminati. Guardate come ognuno di loro ha un'espressione differente, ovviamente, perché sono tutti cuciti a mano, anche gli occhi. Soltanto 4 li avevo fatti, ecco, vedete questi qui, per esempio, avevo fatto con gli occhi quelli finti, ma sinceramente li preferisco con gli occhi ricamati. Le femminucce con la borsetta e i maschietti col papillon. Eccoli qui. Tutti pronti, ve li volevo mostrare prima che poi andassero via. E adesso passiamo ai filati che vi voglio mostrare oggi. Eccoci qui. Allora, intanto parliamo subito di questo filato qui, che è Alize Angora Gold Ombre Batik. Angora Gold è una linea piuttosto famosa di questo marchio turco. Lo vendono in matasse normali, mentre questa versione qui, Ombre Batik, la fanno in matasse a torta. La cosa particolare di questo filato è che praticamente ha questo pelo. È in realtà quasi tutto acrilico, 80% acrilico e 20 di lana, però è veramente soffice, molto soffice. E poi vedete com'è la sfumatura di colore: si parte dalla più chiara, via via andando alla più scura. E somiglia leggermente alle torte che fa Lendu Nord, che poi magari vedremo in un altro video. Sono veramente belle, queste hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. La cosa bella è che è tono su tono, quindi non ci sono varie sfumature di colore, ma è tutto un tono. Questo è tutto sul tono dell'azzurro e questo è tutto sul tono del rosa antico fino ad andare quasi a un mattone, vedete? Questi sono i colori che io ho trovato disponibili in Italia, perché in realtà questo filato è sempre più complesso trovarlo. Non so come mai, mi hanno detto che potrebbe essere un problema di dogana. Quindi un gran peccato perché è veramente bello. Il filato, vedete, si presenta comunque piuttosto sottile. Anche se avendo il pelo è bene lavorarlo con un uncinetto non troppo sottile, quindi comunque sempre un 3,5, anche un 4 volendo. Ha una resa ottima, ottima. Beh, qui vi fa vedere degli esempi di maglie che si possono realizzare. Perché vi dico, vediamo qui lo dice, vabbè, qui dice la composizione. Adesso vi, ecco qui il metraggio, vedete? Sono 150 grammi per 825 metri, quindi veramente, veramente ottimo, ottimo come resa. E per il prezzo che ha, diciamo che in Italia siamo sui 5-6 euro, ecco. Su Amazon ho visto che ci sono, costano di più, le vendono in confezioni da due, però c'è anche il verde che è un colore strepitoso. Veramente, quindi questo ve lo volevo far vedere perché merita tantissimo. Io l'ho preso da una merceria che vende online di Milano. Ho preso due confezioni da 4, 4 rose e 4 azzurri e il prezzo era veramente conveniente. Poi vi faccio vedere l'ordine che ho effettuato da Lollocrea. Allora, come al solito, qui vedete c'è sempre la fattura con il bigliettino scritto a mano, cosa sempre super super apprezzata, lo sapete. Stavolta ho preso quasi tutte occasioni, avevano fatto un po' di giorni fa un video di occasioni, quasi tutto esaurito subito, però stavolta sono riuscita a prendere parecchie cose, sono filati bellissimi. Allora, intanto vi faccio vedere questo filato qui. Allora, questo filato qui si chiamava T17. Eccolo qui. Credo si percepisca abbastanza bene, un testa di moro, quindi un marrone molto scuro. È quasi tutta lana merino, 70% merino, vedete, 30% fibra acrilica, quindi insomma 100 grammi, 350 metri, rende anche questo piuttosto bene. Questo è da utilizzare con un uncinetto 4,5-5, infatti non è sottilissimo questo filato, vediamo un po', ecco qui, vedete, non è proprio sottile, eccolo, veramente un bel colore che poi si può veramente usare un po' per tutto, sembra quasi uno stoppino al tatto. E poi dello stesso tipo di filato ho preso anche questo colore qui. C'erano solo questi due colori neutri, splendidi, e quindi ho preso anche questo. Questo più chiaro, quasi un tortora, diciamo. Credo che in video si veda più scuro di quello che è realmente, però eccolo qui. Sempre stessa composizione perché è lo stesso identico filato. Era presente in questi due colori, li ho presi entrambi. Ho preso 5 di testa di moro e 5 di tortora. Eccoli qui.
E questa era un'occasione di cui ho approfittato. Poi un'altra occasione è stata questa. Questo filato che era presente solo in questo colore, però è un colore veramente bello. Io non vado mai su questi colori, non so, eppure mi piacciono tanto, però ho sempre paura che siano troppo accesi, ma in realtà sono contenta di averlo preso perché volevo fare un progetto primaverile. Mi sembrava un colore perfetto per la primavera. Questo era il T16 e mi piaceva molto la composizione perché ha il cotone, quindi non troppo troppo pesante, va bene per la via di mezzo. 24% lana, 24% viscosa e 20% poliammide, 50 grammi, 310 metri. Rende tanto perché anche questo è un filato sottile. Vedete? Però essendo pelosino, vedete all'interno il filo di cotone, comunque gonfia, sicuramente gonfierà. Perché l'ho preso? Allora, questo l'ho preso per farci, vi dicevo, un progetto primaverile per la mezza stagione, essendoci il cotone all'interno. E sicuramente, sicuramente ci farò il maglioncino Annika di Emma Fassio. Mi piace tanto, ho lo schema, per cui credo che lo farò proprio con i fiori circolari, con questo filato qui. Fantastico. Ok, e questo è un altro. Poi vi faccio vedere l'ultima occasione che ho preso. Questo è bellissimo, un colore bellissimo, secondo me. Di questo ho preso diversi, diversi gomitoli. Questo era il T19, il colore non so se si riesca ad apprezzare come. Sì, credo abbastanza, anche se dal vivo è leggermente più chiaro. È un verde che ha delle sfumature all'interno un po' più chiare, insomma, splendido, splendido. Sembra anche questo un po' un ombré. Qui c'è 50% merino, 18 kid mohair, 32 poliammide, 100 grammi, 300 metri. Quindi anche qui un'ottima resa. Questo però è più doppio e si vede anche. Vedete, un po' più doppio del filato azzurro. Bellissimo, qui c'era anche il kid mohair, quindi non potevo non prenderlo. C'erano tre sfumature di verde, una più bella dell'altra. Io ho preso la prima e ne ho presi diversi gomitoli. Di questo credo di averne presi 6, 8, 8 gomitoli, quindi in totale 800 grammi. Ha voglia a fare perché, insomma, 800 grammi con questo metraggio si fa in abbondanza. Quindi, fantastico, fantastico anche questo. Sono veramente contentissima di averlo preso. E poi, già che c'ero, ho voluto provare due filati che sono usciti da poco. Allora, uno è il Ninfa. Il Ninfa è una lana merino. Voi sapete che io la lana merino di Lollocrea mi piace tantissimo. Avevo fatto il mio Bactus con la loro lana merino, che sarebbe il Mary, che è un filato continuativo che esiste già da diversi anni. Splendido, io l'ho lavata già diverse volte, quel Bactus lo uso e lo riuso e mi piace tantissimo, morbido, soffice, insomma voglio provare anche questo. Questo è il Ninfa, questo non è Cash Wool, è una lana merino classica, un po' più sottile perché infatti sviluppa un metraggio maggiore, si vede, ho preso un colore neutro così va bene per qualsiasi cosa, vedete, però è sempre una merino extra fine, 50 grammi, 200 metri. Bellissimo, bellissimo. Ho preso due gomitolini, quindi 100 grammi e vedremo anche qui cosa fare perché mi piaceva proprio l'idea di provare anche questa merino perché con l'altra, dicevo, mi trovo benissimo. Adesso vi faccio rivedere il progetto che avevo fatto, eccolo qui, ma comunque c'è un video dove ne ho parlato. Questo è il Bactus, ecco qui, che finisce a punta e qui è tutto tondeggiante, insomma, perché avevo fatto una serie di giri senza aumenti con la maglia alta incrociata, questo decoro sotto che mi piace tanto, e questo l'avevo realizzato con tre colori di Mary, sempre di Lollocrea, e mi piace tantissimo. Questa è veramente fantastica, la utilizzo moltissimo. Quindi voglio provare anche quest'altra merino. E poi un altro filato nuovo che ho voluto provare è questo qui, il Land, che è un altro tipo di Shetland. Loro hanno da tempo la Lollo Shetland, di cui sto facendo anche lì una stola di Marta Bellebono, che mi piace tantissimo, Fontana di Zeus, se non erro, con la loro Shetland, quella che c'è da tempo. Però, già che c'ero, ho voluto provare anche un gomitolino di Land per vedere un po' la differenza, sempre questo colore neutro, color corda, diciamo, queste 100% Shetland, Midi Scozia, ok?
Ecco qui. E poi loro, come sempre, mi hanno omaggiata, come omaggiano sempre, insomma, di un gomitolino, gomitolo di da 50 grammi, questo qui, questo bel colore che anche qui forse non l'avrei mai comprato, però in realtà è molto carino per poter fare magari dei disegni del ferraile, insomma, su un cappellino, ad esempio. Questo è 80% lana merino e 20% fibra acrilica, quindi 50 grammi, 225 metri. Carino, veramente un bel colore. Perfetto, tra l'altro stanno molto bene anche insieme, volendo, oppure anche con questo. Anche con il linfa ci sta molto bene, sono colori neutri, quindi va benissimo. Dunque, questi erano i filati che vi volevo mostrare oggi, quindi l'ordine dall'Holocrea e i filati di Alize. I miei orsetti ve li ho fatti vedere prima, poi sicuramente vi farò un video sulle lane di Lendu Nord e vi parlerò un po' del progetto che sto per iniziare. Nulla, io vi saluto qui e noi, se vi va, ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ciao!